Di cominciare, un po' di persone che hanno partecipato all'incontro avevano altri impegni per cui non sono rimaste con noi, parlo in particolare dei rappresentanti dell'ASL, del Politecnico che erano però presenti, mentre invece l'amministrazione provinciale. Politecnico, è qualcosa... Ecco, dunque è presente l'amministrazione provinciale, il dottor Accardi, il direttore, il dottor Onofri dell'azienda ospedaliera. Io sono un vuoto di zuccheri, il professor Colangelo dell'Insubria. Castiglioni, vai via. Comunque c'era un Ivercomo, no, se devi scappare mancherebbe, no, non c'è problema. Presidente Castiglioni di un Ivercomo, c'erano i rappresentanti del Politecnico che adesso sono dovuti andare via, chi è dovuto andare via dall'altro, l'ASL, abbiamo detto, e basta, noi ci siamo. Allora l'incontro di oggi ovviamente... Non si può dire ancora un incontro decisivo, ma è un altro passo importante nel percorso per costruire sul territorio una proposta credibile per la realizzazione del campus universitario. Ci eravamo lasciati in gennaio con l'impegno di rappresentare una ricognizione della situazione attuale degli spazi e delle possibili evoluzioni future più precisa entro la fine di marzo, quindi oggi è il 3 aprile e ci siamo ritrovati per fare il punto a fronte di questo quadro che è stato costruito grazie alla collaborazione tra gli assessorati all'università e all'urbanistica e curato principalmente dall'architetto Cosenza, però grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli uffici tecnici, di tutti gli enti che hanno, con i quali ci sono stati incontri specifici per raccogliere tutta la documentazione, per avere un censimento preciso degli spazi, sia in termini di collocazione, sia in termini di superfici attualmente esistenti e per fare una verifica della congruità di una possibile ipotesi, proposta direi più che ipotesi a questo punto, di sviluppo futuro. Sono stati contattati nel corso di questi incontri anche l'Accademia Galli e il Conservatorio che hanno manifestato che non fanno parte ancora di questo tavolo perché doveva essere fatta una verifica della disponibilità di spazi, ma non dimostrato interesse ad eventualmente convergere nel sito con le loro attività e le loro proposte educative e culturali. Il quadro ha portato alla definizione di due ipotesi di utilizzo degli spazi, nel quale entreremo in dettaglio più avanti. Comunque l'ipotesi di concentrare le funzioni adesso distribuite nella città su Sant'Abbondio e su Castelnuovo Valleggio rispetto agli spazi attualmente distribuiti comporterebbe comunque ancora un'eccedenza di superfici di circa 13.000 metri quadri, quindi la proposta che si sta configurando è comunque sufficientemente capiente per consentire una più funzionale localizzazione degli spazi universitari, che potrebbero diventare 6.000 se si concretizzasse anche l'ipotesi di partecipazione dell'Accademia Galli e del Conservatorio. La proposta conferma in ogni caso la presenza consolidata dell'hospice, dell'ASL, dell'ARCA ovviamente appena a fianco e delle strutture legate al polo di salute mentale nonché la nuova localizzazione della scuola, come si dice, per le professioni sanitarie, che perché se no la scuola infermiere non va bene, per quanto riguarda l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Ovviamente tutto questo percorso si basa necessariamente sulla prosecuzione, sulla concretizzazione definitiva
della cittadella sanitaria, quindi con la localizzazione di tutti gli spazi necessari delle ASL e dell'azienda ospedaliera in quel contesto, e ovviamente poi a valle di questo primo incontro andranno valutati ancora in termini più approfonditi tutti gli aspetti economico-finanziari legati alla fattibilità dell'intervento. Facciamo, fa lei una roba un po' speditiva, diciamo, facendo vedere il lavoro che è stato fatto, e dopo. Allora chiudo dicendo che al termine di questo incontro la documentazione raccolta, sulla quale c'è stata una prima fase di confronto, è stata resa disponibile a tutti i soggetti interessati perché approfondissero valutazioni, considerazioni, suggerimenti, criticità in vista di un successivo incontro che sarà tra una quindicina di giorni, in cui affinare meglio eventuali proposte di aggiustamento e affrontare in modo più puntuale gli aspetti anche economico-finanziari. Grazie signor Sindaco, qui vedete più veloce di quella fatta da noi, tanto loro sono più intelligenti di noi, per cui capiscono prima. Bene. Qui vedete gli enti rappresentati che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa e che stanno collaborando per questa ipotesi di compatibilità. Lo studio si compone di 6 capitoli. Come vedete, il capitolo numero 2 riguarda l'accordo di programma sull'ex ospedale di Como. Questo per quale motivo? Perché noi riteniamo che la concretizzazione della cittadella sanitaria col trasferimento delle sedi dell'ASL in via Napoleona sia una condizione fondamentale per trasferire appunto tutte le funzioni del San Martino, in assenza del quale è chiaro che l'intero progetto di configurazione del campus del San Martino non potrebbe andare avanti. Abbiamo fatto una ricognizione finalmente dopo alcuni anni sulle sedi attuali delle università in città, non solo ricognitiva nelle localizzazioni ma in termini di superfici di metri quadri, poi quelle in proprietà, in uso, in comodato d'uso o qualche altra situazione di fatto. C'è una caratterizzazione del compendio San Martino, poi come diceva il signor Sindaco abbiamo avuto attraverso 2 colloqui delle manifestazioni di interesse che sono già state formalizzate all'amministrazione, quindi non sono chiacchiere, una da parte dell'Accademia Galli e una da parte del Conservatorio, che hanno avanzato una proposta di interesse per circa 6.000 metri quadrati da localizzarsi appunto all'interno del San Martino, e poi c'è una fattibilità con i relativi costi e le modalità di intervento. Ora, voi sapete che c'è un accordo di programma che è stato sottoscritto nel febbraio del 2008, il Comune di Como ha confermato l'idea dello sviluppo universitario a San Martino e a gennaio abbiamo firmato il protocollo d'intesa. Che cosa prevede sostanzialmente diciamo la proposta? Allora, la dismissione dell'attuale sede di via Castelnuovo Valleggio da parte del Politecnico, che andrebbe a ricollocarsi nel corpo centrale del San Martino, oltre ad avere ancora in gestione il Palazzo Natta, parte del Palazzo Natta. L'Insubria invece si svilupperebbe su 2 poli, uno su Sant'Abbondio per gli studi umanistici e sociali, l'altro in via Valleggio per gli studi scientifici, oltre a Palazzo Natta. Ci sarebbero le ricollocazioni delle attività che oggi ci sono a San Martino, appunto nella cittadella sanitaria di via Napoleona, e di questo anche discuteremo in Regione Lombardia nell'ambito dell'accordo di programma. L'azienda ospedaliera manterrebbe il polo per la salute mentale e incrementerebbe un polo di offerta formativa sempre all'interno del San Martino, e come diceva il sindaco verranno mantenute le attuali attività di hospice e di arca che oggi sono presenti. Questo è l'accordo di programma che vi ricorderete nel 2003. Ecco, la dispersione delle attuali sedi nella città la vedete da questa immagine. Qui vedete tutte le sedi dell'università all'interno della città. Come vedete sono numerosissime e sono suddivise tra il Politecnico e l'Insubria. Questa è la ripartizione delle superfici lorde che adesso hanno sia l'Insubria che il Politecnico in via Castelnuovo Valleggio, e lo vedete qui rappresentato in questa immagine. In particolare il Politecnico ha circa 8.000 metri quadrati e poco più di 11.000 l'Insubria. Qui, come vedete, è stato fatto un lavoro edificio per il calcolo delle superfici, e qui c'è la caratterizzazione del San Martino. Attualmente l'area è in parte di proprietà dell'azienda ospedaliera, che ha circa poco meno di 23.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, e poi in proprietà dell'ASL per circa poco più di 17.000 metri quadrati. Le proprietà dell'ASL comprendono anche l'uso dell'arca e dell'hospice. Questa è l'attuale configurazione, in rosso il corpo centrale
con in rosso ancora le attività dell'azienda ospedaliera che vengono utilizzate, e poi appunto si vede sulla destra l'arca e l'hospice. Queste sono le manifestazioni di interesse dell'Accademia Galli, che ha, diciamo, richiesto 1800 metri quadrati di superficie, mentre il Conservatorio di Como ha richiesto 2800 metri quadrati più un auditorium di 1200 metri quadrati, più la realizzazione di una foresteria con la struttura ricettiva, vista la vocazione internazionale dell'offerta formativa. Ci sono due ipotesi, questo studio appunto ha due ipotesi. Una è quella che con la dismissione del Politecnico di via Castelnuovo e di via Valleggio, le intere superfici oggi occupate sia in via Castelnuovo che in via Valleggio vadano interamente a favore dell'Insubria. Abbiamo tenuto però aperta una ipotesi numero due, perché nei prossimi giorni valuteremo se il setificio ha bisogno di ulteriori spazi, per cui siccome il setificio, la parte del setificio oggi occupata dal Politecnico è di circa 4.000 metri quadrati, insieme con l'Insubria dovremmo valutare se di questi 4.000 metri quadrati quanta superficie servirebbe al setificio per appunto fare un'ipotesi di sviluppo. Queste sono le due ipotesi, per cui sostanzialmente il progetto alla fine prevede che della dispersione territoriale nelle sedi che avete visto in quell'immagine avremo tre centralità: una su San Martino, via Castelnuovo, via Valleggio, l'altra su Sant'Abbondio e il Palazzo Natta. Questa è sostanzialmente una configurazione che mette ordine un po' a tutto lo sviluppo dell'università. Qui vabbè, c'è tutto lo sviluppo e il percorso procedurale per cui si arriva. Una cosa che vorrei evidenziare è che evidentemente l'Insubria ha preso l'impegno di dismettere le sedi di via Lucini, via Ambrosoli, via Garibaldi, via Cavallotti e di andare a rilocalizzarle appunto in via Castelnuovo e in via Valleggio. Così come ha deciso di dismettere via Bossi, che verrebbe appunto trasferita nella Manica Lunga di Sant'Abbondio. Poi si diceva che il Politecnico dismetterebbe via Anzani. Tra l'altro oggi abbiamo appreso che il Politecnico dismetterebbe anche via Anzani, quindi che entrerebbe, la dismissione entrerebbe peraltro a far parte della dotazione anche finanziaria del Politecnico, che poi investirebbe ovviamente nel nuovo polo a San Martino. Qui vi sono l'elenco di tutte le varie ipotesi, e questa è l'ipotesi numero uno con la nuova configurazione. Ecco, che cosa succede nell'ipotesi 1? Nell'ipotesi 1, rispetto alle superfici oggi a disposizione, il Politecnico avrebbe 6.400 metri quadrati in più rispetto alle superfici attuali, e l'Insubria avrebbe 5.000 metri quadrati in più rispetto alle sedi attuali, nella nuova configurazione. Questa appunto è l'ipotesi di ripartizione delle superfici, questa è l'ipotesi 2. Che cosa succede nell'ipotesi 2? Il Politecnico ha sempre 6.400 metri quadrati in più, mentre l'Insubria è ancora lasciato in sospeso, nel senso che se tutta la superficie del setificio di 4.000 metri quadrati, ma sicuramente non sarà così perché è inimmaginabile un'ipotesi di sviluppo del setificio su 4.000 metri quadrati, vedremo quanto gli servirà. Comunque, ecco, quindi bisognerà aggiungere, capire questi 4.000 metri quadrati, quanto una minima parte copriranno gli bisogni. Questo è il minimo se andasse tutto il setificio. Cioè, una cosa che non è simile. E quindi probabilmente nella peggiore delle ipotesi avrebbe quantomeno un maggior sviluppo di superficie di circa 3.000 metri quadrati, insomma possiamo ipotizzare. Ecco, questa è la configurazione, stiamo finendo, quali sono i costi sostanzialmente? Allora, noi abbiamo preso spunto da un studio di prefattibilità del Politecnico, che peraltro ne è stata già data informazione, quindi sui costi erano previsti di circa 31 milioni di lavori. Poi, se si recuperassero i 6.000 metri quadrati a favore del Conservatorio e dell'Accademia Galli, ci vorrebbero circa altri 10 milioni di euro, andiamo a circa 41 milioni di euro. Poi restano ancora da rifunzionalizzare altri 7.000 metri quadrati per funzioni che non sappiamo a questo punto, alcune delle quali resteranno in capo all'azienda ospedaliera, le abbiamo viste prima, altre vedremo quali altre funzioni, qualche altra manifestazione di interesse, però se parametriamo questi ulteriori 7.000 metri quadrati, 31 più 10 fanno 41, altri 12 fanno 53, più somme a disposizione andiamo ad un investimento di circa 70-80 milioni di euro. È chiaro che come si fa a rientrare da questi 70-80 milioni, l'abbiamo detto, una parte vengono reinvestiti dalla valorizzazione dei beni patrimoniali che le università dismettono nella nuova operazione finanziaria. Una parte nell'ambito dell'accordo di programma bisognerà capire da dove è possibile ricercarlo con ulteriori finanziamenti pubblici, la parte che rimarrà si potrà verificare anche un eventuale ricorso a capitali privati con delle, diciamo così, modalità che andranno sicuramente discusse in sede regionale e non certamente a questo tavolo, perché questo tavolo aveva
la necessità di andare in regione dicendo che a livello locale abbiamo condiviso con le università, con l'azienda ospedaliera e con l'ASL sostanzialmente un percorso che veda appunto lo sviluppo del polo universitario in località San Martino. Perfetto, domani. Fra 15 giorni un altro incontro tra voi e poi la regione subito dopo. Vediamo, a valle di quell'incontro lì ci sarà da sistemare, da aggiustare qualche valutazione della proposta, ci sarà da configurare il pacchetto in modo completo e poi chiederemo un appuntamento in regione per riattivare la procedura dell'accordo di programma e quindi poi si discuterà anche degli aspetti economici in modo più diretto, insomma. E c'è da definire un po' l'aspetto complesso, siccome sono tanti soggetti in gioco, quindi ci sono i trasferimenti, c'è da valutare il trasferimento, l'Insubria che occupa una parte del Politecnico, come regolare questa cessione, l'azienda ospedaliera e l'ASL che mettono a disposizione strutture, come regolare questa cosa, per cui questi intrecci vanno un attimino chiariti in termini di esigenze di ciascuno, al di là dell'entità complessiva degli oneri finanziari che servono, per avere anche un percorso in cui si capisca bene un po' anche la sequenza dei passaggi procedurali, no? Perché qualche... Però siete sostanzialmente d'accordo o nella riunione tra 15 giorni? No, la riunione è per dire, guardiamoci dentro bene, c'è qualche errore per dire, c'è da aggiungere un fabbricato che ci siamo dimenticati, piuttosto che... L'ASL deve capire in che termini le sarà consentito cedere in uso una parte dei suoi stabili, in termini onerosi, in che termini onerosi lo stesso l'azienda ospedaliera, quindi si dovrà fare il punto di questi dettagli a valle di questo lavoro che anche gli altri soggetti, cioè io ho visto stamattina, però gli altri soggetti l'hanno visto oggi, per cui c'è un attimo da fare qualche ragionamento, le università dovranno capire se le superfici aggiuntive che sono previste rispetto alla situazione attuale sono sufficienti, sono eccessive, si può rendere disponibile più superfici per altre attività terze, un minimo di ragionamento, di approfondimento va fatto e quindi questi 15 giorni solo per masticare un attimo questi dati e ributtarli sul tavolo, potendo chiudere un quadro abbastanza definito col quale andare convinti e insieme in regione. Ma una quota significativa di finanziamenti deve arrivare dalla regione? Per forza. Significativa cosa vuol dire? Non so, all'ECO hanno dato 20 milioni, no? No, l'altra cosa, se parlate della questione alloggi, cioè volevo capire se sono previsti, non sono c'è previsti. Una quota prevista, allora il discorso alloggi, c'era una quota prevista nello studio di fattibilità del Politecnico che è stata confermata, non mi ricordo quanti fossero, riguardo quindi una parte di, si è, come proposta, anche questa va valutata e non abbiamo approfondito in questa fase, va ragionata anche in questo caso con le università. Si è valutato che a fronte di un'esigenza di razionalizzazione e di concentrazione degli spazi della didattica e di studio in poli ben identificati, ci fosse invece al contrario l'opportunità di non concentrare tutta la residenza studentesca in un ambito e in quest'ambito in particolare, ma di soddisfare una parte della domanda lì, ma avere, confermare in questo caso le presenze diffuse nell'ambito del tessuto urbano che sono un elemento di ricchezza per la città, anche in modo che la città sia, continui a essere abbastanza permeata dalla presenza universitaria degli studenti. E nelle nostre valutazioni che abbiamo messo in termini per ora abbastanza di prospettiva sul piatto, abbiamo suggerito anche la possibilità che una quota, in particolare la parte nord del comparto Ticosa,
potesse essere parzialmente dedicata a servizi per l'università. Pensiamo in particolare a Sant'Abbondio, che non ha grandi dotazioni di servizi vicine di qualsiasi tipo, per cui sia per la residenza sia per servizi accessori alle attività universitarie, il comparto della parte nord e il comparto Ticosa potrebbe essere utilmente sfruttata. Cioè realizzare dei servizi, degli alloggi? Perché no, sì, anche. Ma con la modalità quella che si era già attuata, tipo via Pannilani, per cui anche affitti calmierati per un tot di anni, o tipo invece una gestione come quella di Santa Teresa? No, direi che per ora stiamo parlando semplicemente di una disponibilità. Magari serve invece mettere dentro, che so, delle sale studio aggiuntive piuttosto che qualche struttura di incontro, piuttosto che un negozio che fa fotocopie, piuttosto che, cioè, che possa essere disponibile anche per esigenze che emergono durante il percorso, anche di attività, di iniziative private che possono costituire un supporto alle normali attività che si svolgono in ambito università, tra i quali non si scuse le residenze, ma non c'è un progetto, no, ti spiego, non era evasiva, era nel senso che è disponibile anche quella, se servisse, bisogna vedere anche se serve. Adesso arrivano i nuovi alloggi del Politecnico alla presentazione, cioè, bisogna capire, l'SPT in via Moro. Adesso abbiamo la dotazione attuale è di 591 posti e poi il progetto prevede 54 posti a San Martino in sviluppo rispetto ai 591. Presentazione già dentro. E via Aldo Moro già dentro. No. Quindi ci sono altri alloggi via Aldo Moro sull'area, quindi magari non servono gli alloggi di cosa, per dire, però piuttosto che andare a concentrare altre, ad esaurire le eventuali esigenze di alloggio tutte dentro San Martino, meglio anche che in questo caso ci sia una certa diffusione sul territorio. Quindi potenzialmente un campus da quante persone? In grado di ospitare fino a quanti studenti? Sicuramente quelli attuali, quindi quanti sono quelli? Ma dovrebbe andare il campus San Martino, tutto il Politecnico, più la parte di scienze infermieristiche dell'Università del Sud in collaborazione con l'ospedale. Scienze infermieristiche attualmente la valutiamo intorno tra le 200 e le 300 unità di studenti, e il Politecnico adesso non ce l'avevamo in giro il dato, però intorno ai 1000, quindi un totale intorno a 1500 dovrebbe essere, però c'è questa continuità con via Valleggio poi, no? Ah sì, certo, perché di fatto tutta la parte di parco e di eventuali servizi, cioè non sarebbero più due comparti distinti e separati, ma la parte di fruizione di spazi comuni sarebbe comunque disponibili per entrambi gli atenei, diciamo. Complesso via Valleggio, via Castelnuovo, concentrata tutta l'Insubria, complesso corpo centrale del San Martino, concentrato il Politecnico, a parte la scuola per infermieri che mi sono già dimenticato come si chiamava, e altre cose, però tutti, non ci sarebbe più un muro che separa, sarebbe comunque tutto il resto uno spazio unico di fruibilità, e il parco anche per la città, non solo per gli studenti. Scusate, avete detto che comunque sia l'esito di tutta questa cosa è subordinata alla sistemazione dell'area dell'ex ospedale Sant'Anna, giusto? La cittadella, sì. La sistemazione, si deve dal corso perché l'ASL deve trasferire i suoi servizi. Perché siccome io mi sono perso, non mi raccapezzo più tra tutti i problemi che ci sono, parati, cosa, tutte le tempistiche, lì quali sono i tempi? Parlare per casa d'altri non è semplice. No, l'azienda ospedaliera è abbastanza... No, noi siamo messi decorosamente bene, però adesso stiamo solo aspettando che ci venga concesso di far partire i lavori dal punto di vista amministrativo, giuridico.
ci venga concesso di far partire i lavori per l'adeguamento dell'impiantistica e dell'antincendio, eccetera. Però per quanto ci riguarda siamo messi bene. Però devo dire, a discolpa dell'ASC, noi eravamo già lì, per cui tutto sommato abbiamo solo rivisto un po' le nostre posizioni, ma per noi è stato più facile. Loro invece devono trasferire tutto da una zona a un'altra, per cui devono proprio rivedere la loro, parlo per altri, per, il dottor Bollina mi perdonerà, ma insomma, però dovranno rivedere la loro riorganizzazione eccetera in una sede nuova, e quindi inevitabilmente i loro tempi sono un poco più lunghi, indipendentemente dalle problematiche economiche o altro, credo io. Noi invece siamo un po' messi meglio, siamo fortemente interessati a questo nuovo progetto e devo dire, mi congratulo, è doveroso congratularsi col sindaco, ma anche con i suoi assessori e il dottor Cosenza, per aver realizzato un progetto così definito anche in una fase così precoce come questa, perché riuscire ad assemblare un numero di persone così ampio e riuscire a coagularle verso, adesso coagularle no, insomma, di formazione professionale, coagularle però verso una destinazione che davvero possa portare un beneficio concreto alla città, non è semplice, ma sembra di essere in una posizione piuttosto ben sistemata, in maniera che ognuno consideri le proprie necessità, ognuno consideri le proprie disponibilità, speriamo che qualche ente o qualche azienda privata possa trovare un interesse, che la regione possa trovare a sua volta un interesse nel devolvere dei fondi. Io non posso parlare per la regione che cosa ha intenzione di fare, perché non è nostra possibilità saperlo oggi, però insomma sarebbe una cosa davvero ben fatta. Ho letto sulle vostre pagine che l'assessore alla sanità ha già espresso qualche opinione in merito alla cittadella e alle altre cose della città di Como, e spero possa venire a visitarci, e magari in quell'occasione gli chiederemo che cosa, se c'è la possibilità di lavorare ancora assieme per un progetto di cui la città secondo me ha davvero bisogno, e insomma vedere anche questi spazi, questo parco così bello, queste strutture diciamo non proprio antiche ma sufficientemente anziane da poter essere di prestigio, come spesso nei campus universitari. Ho studiato a Bologna, e a Bologna quando frequenti l'università hai la sensazione di partecipare a qualcosa che arriva nel tempo, tant'è che avremo intenzione all'interno di questa ristrutturazione di riportare l'archivio storico, di portare un museo dedicato alle problematiche della salute mentale e insomma arricchire nei limiti delle nostre possibilità tutti assieme, devo dire. È un qualcosa che ci vede abbastanza concordi, poi si può discutere se è meglio una cosa un po' più rosa, un po' più rossa, un po' più verde, un po' più gialla, ma insomma però stiamo lavorando bene insieme per raggiungere un obiettivo comune. Mi ero dimenticato di citare tra i presenti ovviamente anche la Camera di Commercio. Scusate. Rispetto ai prossimi passi, c'è la propria programma che si firma e che i soldi o questo prima. Lo speriamo. Cominciamo a portare un progetto. Cominciamo a portare un progetto, vedere di essere tutti assieme a partecipare a questo progetto. L'accordo di programma contiene tutto, contiene diciamo l'ipotesi progettuale da sviluppare, contiene anche per esempio chi fa la stazione appaltante, contiene il piano finanziario, contiene il programma,
contiene eventuali varianti urbanistiche che devono essere approvate, cioè l'accordo di programma si fa per realizzare un'opera, altrimenti si fanno i protocolli d'intesa per... Sì, diciamo, qui adesso si tratta di riavviare quella procedura che si conclude con l'accordo di programma che era stata iniziata nel 2008 e poi era morta lì, insomma. Quindi anche qui certamente dopo quest'altro passaggio di condivisione, dopo aver convenuto di definire questa proposta di lavoro da portare sul tavolo di Regione Lombardia, prima di avere la definizione dell'accordo di programma occorreranno necessariamente altri approfondimenti, definire le procedure, chi fa cosa, chi mette cosa, eccetera. Certo che anche se la Regione concedesse quei 20 milioni di cui si è parlato, per arrivare a 70-80? Beh, innanzitutto c'è sicuramente, sono delle risorse da impegnare da parte dell'università. Certo. Hanno tantissimo, in più hanno dei beni, dei risparmi da operare o dei beni da valorizzare, cioè se sono in alcuni spazi in affitto non dovranno più pagare l'affitto, se ci sono degli spazi invece di proprietà acquisiti in questi anni in queste sedi decentrate possono essere venduti, valorizzati per entrare dell'operazione. Ma io posso aggiungere una cosa, che secondo me è vero, alla fine potrebbe essere un valore di questo genere, però come dice giustamente il sindaco, in questo valore tu devi considerare uno le spese che diventano cessanti e quindi quelle comunque le ridistribuisce, due dei beni strutturali o immobiliari che in qualche modo puoi cedere o puoi scambiare. Se un'università cede a un'altra l'immobile e questo immobile crea una trasmissione di denaro, questa trasmissione di denaro invece di essere messa in tasca delle casse viene devoluta al progetto. Poi diciamo che una prima quota può strutturare la parte più importante, la parte centrale, poi piano piano si possono strutturare le altre. Per dirne un'altra, il parco, che è un bene straordinario per la città, che sarebbe davvero bello utilizzarlo nel miglior modo possibile. Adesso non dico la Mary Poppins, ma insomma in qualche modo, voi siete troppo giovani, insomma, comunque Mary Poppins. No, ma insomma chi ha visto il film se lo immagina questa cosa con i fiorellini, però in realtà la possibilità che tutti utilizzino questo bene è vero, poi se va a vedere cosa costa quel parco lì magari costa 20 milioni, ma è possibile che con pochi soldi invece lo si riesca a rivedere nelle sue strutture e a ricercare, poi vedremo, adesso non tutti gli attori sono stati ancora coinvolti, avevo sentito dire, questo ve lo do un po' forse semi fuori onda, ma che forse anche il CONI in qualche modo potrebbe essere interessato a partecipare, insomma non lo so, ma è una cosa davvero che credo stia rassemblando un bel gruppo di persone che hanno voglia di vedere la propria città o la città in cui operano diventare un po' più bella ancora. Già è bello. Chiedo agli esponenti dell'università, con un campus del genere vi ponete come polo trattore anche rispetto a una richiesta magari da parte degli studenti del Canton Ticino? Qui siamo veramente, voglio dire, al confine, ci sono delle facoltà che intercettano studenti italiani che vanno, che studenti di architettura, in aeroporto, insomma potrebbe essere una risposta ipotetica su alcuni corsi magari per dare un polo attrattore che sia in grado di intercettare una domanda che magari arriva là. Penso anche per il mondo universitario, bisogna dire che è veramente niente, allora magari quelli accompagnano il colesso, la rata piena, se non hanno tutti i beni che hanno. Potrebbe essere un motivo in più di attrattività, un po' qualche flusso anche non proprio piccolissimo, gli studenti provenienti da Canton Ticino li abbiamo già sui vari corsi di laurea, ma speriamo che una realizzazione di strutturazione in cose, cioè impegnativi al di là del lato economico, anche come tempo intendo.
come dice l'architetto, non è che basta, no, c'è una situazione ovviamente diversificata, non c'è una situazione dello stato degli edifici, diciamo, c'è una situazione diversificata, in alcuni casi sono delle ristrutturazioni significative, in altri sono delle ristrutturazioni meno significative, però le ristrutturazioni comunque hanno dei costi importanti. Ecco, c'è da tener conto che la non utilizzo di un patrimonio così rilevante nel tempo pone condizioni di degrado anche strutturali che via via, diciamo così, peggiorano. Bisogna tener conto anche di questo, cioè un rilevante patrimonio pubblico che se non c'è l'impegno a volerlo funzionalizzare, insomma, rischia di andare in situazioni di degrado davvero preoccupanti, poi a quel punto, indipendentemente da che uso se ne faccia, no? Avete un'idea della, come dire, è possibile fare della tempistica, diciamo, va tutto bene, tra 6 mesi, un anno avete i fondi stanziati, tutto pronto, si parte. Mai dire tempi giornalisti. No, questo mi rifiuto. Possiamo far finta che adesso il giornalista. Mi rifiuto. Non è, voi fate finta, però dopo vi ricordate, questo è il problema. Anzi, poi vi ricordate anche le cose che non diciamo, per cui è meglio. A meno che non stati in regione, sì. Sì, dai. L'ho segnato, guarda. Ho detto lo studio dentro Basco. Dai, porta a casa dentro l'estate. No, dentro l'inizio dell'estate. Beh, intanto c'è già spazio. Ah, questo l'abbiamo rispettato. Questo l'abbiamo rispettato in modo perfetto. Questo è il progetto. Grazie. Grazie.